Se guardiamo ancora gli affreschi di Siena, noi vediamo che il paesaggio del buon governo è un paesaggio, la campagna del buon governo è una campagna ordinata, quella del cattivo governo invece è una campagna in rovina, dove si aggirano i banditi, dove non c'è agricoltura. Le architetture che popolano la campagna seguono il destino della città. Oggi non è soltanto questo che dobbiamo dire, ma tutto quello che accade nel mondo. Per esempio la mancanza di lavoro, la disoccupazione giovanile che affligge il nostro paese con statistiche spaventevoli che arrivano fino al 40% e in certe regioni come la Calabria da cui vengo superano largamente il 40%, tutte queste perversioni di cui noi soffriamo e soffrono in particolare le generazioni più giovani si estendono dalla crisi della città verso la campagna. In quella visione che vediamo riflessa in questi affreschi, che non fu estetica ma civile e politica, l'integrazione città-campagna inglobava pienamente l'architettura, come da qui è visibile, nelle sue forme e nelle sue funzioni. In questa discussione sull'equilibrio città-campagna vorrei citare per un paio di antiche di autori che hanno per mostrare semplicemente che l'Italia è stata sempre considerata tradizionalmente come il giardino d'Europa, come l'esempio massimo del rapporto città-campagna. Maurice Barrès, 1894, mentre in Francia si discuteva della prima legge sul paesaggio, che sarebbe accaduta pochi anni dopo, Maurice Barrès scriveva, indicava come esempio supremo il paesaggio toscano. A Firenze le immagini del Rinascimento non mi dicono nulla che già non mi abbiano già suggerito in modo assai preciso le linee del paesaggio perfetto che ho attraversato. Quando vede l'arte riconosce l'arte, fra l'arte e il paesaggio c'è un circuito. La seconda citazione più antica a cui si riferisce l'immagine è tolta da Goethe, Viaggio in Italia, che a proposito di Spoleto, 1786, coglie con sguardo d'aquila la doppia identità del paesaggio italiano come sintesi di natura e cultura. L'effetto che lui vede qui nel ponte acquedotto di Spoleto lo definisce così, una seconda natura intesa alla pubblica utilità. Questa fu per loro l'architettura. E in tal guisa ci si presentano l'anfiteatro, il tempio e l'acquedotto. Non possiamo dire lo stesso delle rovine urbane che affliggono le nostre città di oggi, una città diffusa che cresce su se stessa espargendosi inghiotte via via la campagna. Sono quelli che so io, Gilles Clément ha chiamato il terzo paesaggio, Marc Auger ha chiamato i non luoghi, altri chiamano zone grigie. Un paesaggio nel quale, secondo la definizione di Sigmund Bauman, non luoghi che sono la formazione più tipica della modernità. Mai prima d'oggi, nella storia del mondo, scrive Bauman, i non luoghi hanno occupato tanto spazio. Uno scenario di attese irrisolte in cui noi come cittadini sembriamo piovere sulle città, come nelle piogge delle rane che ci sono qualche volta nella narrazione o persino al cinema, in cui noi come cittadini facciamo massa ma non facciamo comunità. Viviamo gli spazi urbani come ostili alla nostra identità individuale ma anche alla coscienza collettiva. Ne traiamo una diagnosi, la nostra irrilevanza, l'irrilevanza assoluta di ciascuna donna e di ciascun uomo, ma anche l'irrilevanza della comunità come tale. Un rischio c'è quando si parla di spazio spazzatura, dello junk space. È uno dei teorici dello junk space, un architetto olandese molto famoso, Rem Koolhaas, il quale tende a estetizzare lo spazio spazzatura. Cito: se lo space junk, spazzatura spaziale, sono i detriti umani che ingombrano l'universo, il junk space, spazio spazzatura, è il residuo che l'umanità lascia sul pianeta. Il prodotto costruito della modernizzazione non è l'architettura moderna, ma il junk space, una ragnatela senza il ragno, un'architettura delle masse e la sua anarchia è una delle ultime forme tangibili attraverso le quali abbiamo accesso a un'esperienza di libertà. Questa
estetizzazione della bruttezza, io credo che dobbiamo guardarcene. Dobbiamo guardarcene e dobbiamo ricordare che la parola junk vuol dire prima di tutto spazzatura, a contrasto. Vi ho mostrato, vi mostro sullo schermo, nelle immagini in basso, la reggia borbonica di Carditello, un meraviglioso edificio che si trova in mezzo a una rete di discariche che rovinano la salute di chi abita lì e rovinano anche la nostra, visto che in adiacenza ad alcune di queste discariche ci sono produzioni di pomodori e di mozzarelle che forse mangiamo. Dobbiamo resistere ai processi di estetizzazione, dobbiamo ragionare sulle rovine urbane come un punto di sutura o di innesco di queste nuove realtà. Lo fanno per esempio dei fotografi americani che tendono a misurare la febbre dei suburbi per immaginare il destino delle città. Margini urbani in incerta espansione, quartieri abbandonati o degradati, interi quartieri abbandonati dove la natura si riappropria in grandi città, Detroit. A Detroit, dopo una grande rivolta urbana legata alla crisi dell'industria automobilistica, grandi spazi della città sono occupati da rovine. Nuovi ghetti si vengono formando nel corpo della città. La copertina del libro che vi mostro a destra è una copertina di foto di un fotografo cileno che si chiama Camilo José Vergara, The New American Ghetto, e il nuovo ghetto americano, le nuove cinture di rovine, spesso abitate da persone che non possono pagarsi un affitto, che non possono avere una casa, per homeless people che abitano lì. Profezia di un incerto futuro dove la crisi è consustanziale allo sviluppo e segna il concentrarsi della ricchezza in poche mani e la pauperizzazione delle moltitudini. Confini difficili si creano non solo fra città e campagna, ma all'interno della città. Si stanno creando nel mondo due formazioni opposte e complementari: la favela, la baraccopoli, e la gated community, la comunità circondata da mura. Oggi un settimo della popolazione mondiale, 1 miliardo di esseri umani, vive in baraccopoli, che di città non meritano nemmeno il nome. Ci sono paesi, come l'Uganda, in cui le città sono composte al 90% da baraccopoli. Fra la megalopoli e la baraccopoli si sta creando una perversa continuità. Al polo opposto, le gated communities, quartieri per benestanti, separati dal resto della città da cinte murarie sorvegliate da guardie armate, particolarmente abbondanti negli Stati Uniti, dove almeno 40 milioni di persone vivono in gated communities, ma non solo lì, perché stanno sorgendo, per esempio, anche a Milano, il progetto di una gated community, che vi mostro, come vi posso mostrare a Roma, una baraccopoli nella zona di Roma. Le gated communities sono in crescita anche in Europa. Vi prego di osservare con attenzione l'immagine in alto. Non solo la baraccopoli di Messina che vi mostro qui in basso, ma l'immagine in alto, dove si vede a San Paolo del Brasile, si vede una immediata adiacenza fra una gated community, un condominio per ricchi dove ogni balcone, ogni terrazzo ha una piccola piscina, e poi c'è una piscina più grande, poi ci sono i campi da tennis, e poi c'è un muro, e al di là del muro c'è una favela. Pensate all'immagine che abbiamo appena visto, la cerniera fra città e campagna negli affreschi di Siena, e pensate invece a che cosa vuol dire questa cerniera qui. Non ci sono più i confini della città, ma i confini nella città. Mi viene fatto di citare un film di un regista messicano, Rodrigo Plá, che si chiama La Zona, dove una bidonville sorge al margine di una gated community di ricchi, chiamata per l'appunto La Zona, e quando durante una sorta di uragano nel muro si apre accidentalmente una crepa, gli abitanti della bidonville entrano dentro, cioè come fossero, che so io, degli animali che entrano per cercare il cibo. Questo mondo è dietro l'angolo, dobbiamo accorgersene prima che sia troppo tardi. Pensata per la vita associata e costruita per durare, la città è il luogo deputato per progettare il futuro. Perciò la frammentazione della città,
la creazione di nuove divisioni urbane, il pensiero unico della megalopoli, la segregazione di masse enormi di cittadini e anche l'autosegregazione dei ricchi e dei privilegiati incidono sul comportamento di donne e uomini, impongono nuove rotte alle pratiche della cittadinanza, ma anche nuove possibilità per la democrazia. Ecco perché le grandi proteste popolari degli ultimi anni si sono sempre svolte nelle città. Protestare in città, protestare per la città, perché il diritto alla città è una cosa di cui dobbiamo ricordarci e che dobbiamo imparare a trasmettere attraverso i meccanismi di educazione, a cominciare dalla scuola. Diritto alla città. Che cosa vuol dire diritto alla città? Vuol dire che il cittadino nella città deve avere la capacità di influire sullo sviluppo della città e che lo sviluppo della città, da parte di chi è responsabile di questo sviluppo, i politici, gli assessori, i sindaci, i ministri e così via, le soprintendenze, ma anche da parte degli architetti, degli ingegneri e così via, devono pensare responsabilmente. Di diritto alla città parlò un grande teorico dello spazio sociale, Henri Lefebvre, in un libro pubblicato nel 68, qualche mese prima del celebrato e vituperato da alcuni maggio francese del 1968. Un libro in cui Lefebvre parlava del diritto alla città come elemento essenziale della coscienza civica, l'elemento essenziale dell'educazione, la spina dorsale dell'educazione e della possibilità di trasmettere da una generazione all'altra la democrazia. Lo spazio sociale, scrive Lefebvre, si scrive sulla natura. La natura ci ossessiona, come l'infanzia e la spontaneità, attraverso il filtro della memoria. Chi non sente il bisogno di proteggere, di salvare la natura, di ritrovarne l'autenticità? Chi vuole distruggere la natura? Nessuno. Ma nonostante questo, tutto cospira contro di lei. Lo spazio in cui viviamo, prodotto dall'uomo, riflette i meccanismi economici, sociali, politici di ogni cultura e di ogni età. In particolare, e con questo vengo al terzo degli elementi di cui vi ho preannunciato la lista al principio, l'ondata di grattacieli che sorgono in tutto il mondo, possiamo davvero dire, come nel titolo del libro di cui vedete a destra la copertina, che la forma segue la finanza, secondo il titolo di questo libro di Carol Willis, che oggi dirige a New York un piccolo ma interessante museo dei grattacieli. L'istogramma che vedete a sinistra, che mostra la sequenza di grattacieli costruiti a New York, somiglia molto allo skyline di una città. Un working paper del National Bureau of Economic Research di Cambridge, scritto da due professori di Yale del 2010, contiene questa osservazione molto interessante. Lo skyline di New York, scritto in questo rapporto, rappresenta molto di più di un movimento architettonico e soprattutto la manifestazione di un fenomeno finanziario. Le speculazioni di borsa che spostano investimenti sull'edilizia. Una equazione fra big business e big buildings. Una dimensione, lo skyline ha ormai una dimensione essenzialmente aziendale. Questo è New York come sarà alla fine dell'anno prossimo, con tutti i grattacieli che si stanno costruendo ora, che gareggiano fra loro in altezza per il lusso, la preziosità delle rifiniture, tanto che il comune di New York ha dovuto correre ai ripari facendo una legge, loro chiamano leggi anche delle delibere comunali, secondo la quale in qualsiasi grattacielo ci deve essere una certa percentuale di appartamenti per persone di reddito medio. E infatti ora questi grattacieli lo fanno, ma con un ingresso separato che viene ormai chiamato la porta dei poveri. Questo è quello che sta succedendo. Intanto New York è la città americana dove più cresce il numero degli homeless people che vivono per le strade, sono quasi 100.000, con una crescita del quasi il 25% negli ultimi 5 anni. La maggior parte degli appartamenti di nuovi grattacieli viene acquistata da società finanziarie e pagati interamente in contanti. Il reale acquirente, la persona dell'acquirente, non è mai noto e quasi mai abita. Cioè gli appartamenti sono l'equivalente dell'acquisizione di azioni o di derivati, che so io, operazioni di borsa. Acquistare un appartamento è diventata come un'operazione di borsa. La casa
il luogo dove che è stato, diciamo, la culla di tante istituzioni, a cominciare, che so io, dalla famiglia, eccetera, eccetera, ormai è diventato l'equivalente, è diventato un guscio vuoto che costa sempre di più a seconda della possibilità di scambiarlo e di rivenderlo senza abitarci, anche senza che sia una casa vera. Un quarto indizio è particolarmente rivelatore. Le imprese che costruiscono questi grattacieli lottano per assicurarsi le migliori vedute su Central Park, dei ruoli più alti. La vendetta della natura, chiamiamola così. C'è stata una battaglia legale fra due di questi grattacieli che è costata alle due imprese che le costruivano $1,000,000 in avvocati a testa. Pensate quanto sono fortunati questi studi legali. E si è conclusa con un accordo secondo cui entrambi gli edifici sono stati spostati di qualche metro per poter permettere le vedute di Central Park. Valore. Vorrei citare il valore simbolico di questa battaglia per la veduta, cioè un residuo di natura nel cuore della megalopoli. L'ondata di grattacieli che sta agitando la scena architettonica, vi mostro in alto il grattacielo più alto del mondo, che è alto 829 metri, ma sarà il più alto del mondo per poco, perché nel prossimo anno verrà completato un altro grattacielo alto 1001 metro, per ricordare le 1001 notte. L'ondata di grattacieli appartiene, io credo, a un dominio, a quello che Pierre Bourdieu, un grande sociologo, avrebbe chiamato l'economia simbolica, cioè dove il significato, il valore economico è più legato al simbolo di questo grattacielo muscolare che esprime la potenza economica di chi lo costruisce, delle imprese, degli architetti, eccetera, ma anche di chi lo abita, di chi riesce a comprarsi un appartamento. Per poterlo accettare abbiamo bisogno di una sorta di redenzione estetica in nome della quale tutto è consentito. L'estetizzazione delle forme architettoniche e la mercatizzazione dello spazio in orizzontale e in verticale sono due aspetti dello stesso processo che trascurano il significato intimamente politico di questa trasformazione radicale della forma della città. Anche l'estetizzazione può avere un suo significato politico, la redenzione estetica ha un significato politico e ideologico, è l'esaltazione di quella finanza che si traduce nella edilizia, e dobbiamo saper reagire con una ulteriore, con un diverso concetto della bellezza. Le ragioni ultime di questa neoarchitettura sono le sue radici nella speculazione finanziaria e nella crescita della disuguaglianza sociale. Sono ragioni che vengono regolarmente dimosse, anzi occultate da un potente meccanismo di redenzione estetica e tecnologica. La bellezza dell'edificio, delle vedute che offre, il prestigio dei progettisti e così via. La retorica delle altezze trapianta la competitività dei mercati finanziari nella città e vi radica una visione muscolare e autoritaria dell'architettura, in cui gli alti la vincono sui bassi, i ricchi sui poveri, il nuovo sul vecchio. Monumenti di un prestigio che si pretende immateriale, questi neograttacieli tracciano nel cuore della città un nuovo confine verticale che anche nel verticale riflette icasticamente la distinzione di censo e di classe. Un meccanismo che si rifà a questo tendenza globalizzante a imporre in tutto il pianeta un unico modello di sviluppo, che però comporta nuove forme di apartheid sociale. Vi fu un tempo in cui la forma della città in Europa era data per nota. Vi faccio vedere quattro immagini delle cronache, della cronaca di Norimberga, un incunabolo del 1493, in cui, come vedete, Damasco, Mantova, Perugia e Verona sono presentate come, con la stessa vignetta, come fossero identiche. Un grande storico dell'arte, Gombrich, scriveva: «A meno di non voler credere che queste città fossero indistinguibili l'una dall'altra, come oggi lo sono le loro periferie», Gombrich scriveva nel 60, dobbiamo concludere che né l'editore né il pubblico si preoccupavano di sapere se le didascalie dicevano noi il vero. Giusto, ma c'è un altro aspetto. Chi poteva tranquillamente guardare la stessa didascalia come se fosse Mantova, come la stessa immagine, come se fosse Mantova, come se fosse Damasco, poteva farlo perché leggeva queste immagini come un geroglifico per dire città. Una parola che non sappiamo dire più.
Il centro storico delle nostre città è concepito sempre più spesso come un residuo passivo, una riserva indiana, un luogo di conflitti. Dobbiamo cercare nuovi rimedi e dobbiamo cercarli prima di tutto nell'educazione e nella scuola. Finiscono così le mie diapositive e continuo nella parte finale. Cercando rimedi ne vorrei indicare due. Primo, lo spirito, la capacità di sviluppare uno spirito critico che la scuola può dare. Vorrei parlare di spirito critico, al di là di questa formula che può sembrare anche banale, attraverso una parabola, un aneddoto che ci mostra qualcosa di importante. Il 29 aprile del 1770, una nave britannica capitanata da James Cook avvistava l'Australia, quella che oggi chiamiamo Australia. Si avvicinava questa grande nave al largo di una baia non lontano da Sydney. Un folto gruppo di aborigeni era sulla costa quando la nave arrivò. Alla vista della nave, enorme, quell'oggetto sorto dal nulla, gli aborigeni non si scomposero. Gettarono uno sguardo distratto e ripresero le loro occupazioni, mentre dalla nave li osservavano con questi cannocchiali. Erano stupiti che non reagivano in nessun modo. Ma a un certo punto il capitano comanda che si cali una scialuppa. Si cala una scialuppa e a questo punto, quando vedono questa piccola scialuppa con dei rematori, gli aborigeni si spaventano, scappano da tutte le parti e restano i guerrieri che cercano di colpire questa nave. Che cosa vuol dire questo aneddoto? Finché questa nave, che non somigliava a nulla che avessero mai visto, l'hanno presa per un disturbo passeggero dei loro orizzonti percettivi. Era comparso da solo sarebbe scomparso. La piccola imbarcazione simile a quella che usavano, invece, li spaventa. La morale della favola è semplice. Ci sono pericoli che ci sovrastano, di cui non ci accorgiamo, perché non siamo abituati a guardarli, perché non siamo abituati a riflettere su quello che ci accade. Una storica americana che si chiama Julia Thomas ha fatto una riflessione molto intelligente su questo aneddoto. Quel che ci è radicalmente, immensamente estraneo sfugge alla nostra attenzione. Dobbiamo presto accorgersi del pericolo, non aspettare che si cali la scialuppa. E non è questo, come qualcuno potrebbe pensare, una caratteristica di una civiltà, per così dire, primitiva come quella degli aborigeni. Tutte le civiltà umane, tutte le culture umane, anche la nostra, decifrano il mondo sulla base della propria esperienza. Quello che abbiamo già vissuto genera le attese, il modo come noi decifriamo il mondo, quello che ci aspettiamo che ci accade. È un meccanismo inconsapevole che ci dà sicurezza, che ci guida, ma ci limita, ci conferma in quello che sappiamo già. Non ci aiuta a scoprire quello che non sappiamo ancora. Quello che non sappiamo ancora lo scopriamo se abbiamo degli strumenti culturali che solo l'educazione può darci, la storia dell'arte, la capacità di guardare a quello che è accaduto nel passato. Tendiamo più a riconoscere che ad analizzare, proprio come gli aborigeni, vediamo quel che vogliamo vedere, non quello che sta veramente accadendo. Chiediamoci dunque, ma ci serve l'educazione? Ci serve la cultura? Siamo proprio sicuri di capire fino in fondo quello che accade nel nostro tempo? Siamo sicuri di capire fino in fondo l'incuria che affligge i monumenti e i paesaggi, il declino delle città storiche, il diffondersi dei ghetti urbani, l'indebolimento delle istituzioni di tutela del paesaggio, indebolimento che parte dai nostri governi, che parte dai palazzi che dovrebbero invece assicurare questa tutela? Sono tutti sintomi diversi ma convergenti di una crisi che non è solo economica e politica ma culturale. Stiamo disimparando a convivere col nostro passato a cui non sappiamo più guardare se non con nostalgia o con disagio. Ma che cosa se non l'educazione e la cultura può aiutarci a riscattare noi stessi a pensare a un futuro migliore? Un secondo punto che vorrei trattare brevemente è la necessità di parlare di nuovo di bellezza.
ma di parlarne non come una bellezza che sia un luogo da cui noi, un luogo di fuga, non la bellezza non come fuga della realtà, ma come interpretazione della realtà, come capacità di capire la realtà, non la bellezza che tanto spesso si usa nella retorica politica per dire il brand Italia e poi subito dopo arrivano le imprese che devono vendere questo e quello, anche se contemporaneamente stanno licenziando metà degli operai. Non è questa la bellezza di cui parlo, parlo di un'altra bellezza. E vorrei farlo citandovi due pezzi di una persona che ho anche conosciuto, è Susan Sontag, che ha scritto un saggio molto bello che potrebbe essere ideale per parlare delle politiche della bellezza. Il saggio è di pochissime pagine, ma vi leggerò soltanto due pezzi. La bellezza, scrive Susan Sontag, che è per lungo tempo è stata una risorsa, ha finito con l'essere fra le nozioni da screditare. A chi creava e proclamava il nuovo, la bellezza sembrava un criterio arretrato. Gertrude Stein sostenne che un'opera d'arte, quando la chiamiamo bella, è già morta. Il fallimento della nozione di bellezza riflette la perdita di prestigio, del giudizio, del gusto. La bellezza era un principio di discriminazione, questa fu la sua forza, ma diventò la sua debolezza. Nelle arti, in particolare, la bellezza e il prendersene cura, la tutela, cominciarono ad essere considerati elitisti e si pensò che il nostro apprezzamento sia più inclusivo se invece di dire bello noi diciamo altre parole, per esempio è interessante. Ma le politiche della bellezza che ne fanno un business o un'evasione della vita reale, dobbiamo contrastarle con un'altra e opposta politica della bellezza che ne faccia uno strumento di conoscenza del mondo, di educazione delle nuove generazioni, di consapevolezza storica, di etica della cittadinanza. E cito ancora Susan Sontag. La risposta alla bellezza nell'arte e la risposta alla bellezza nella natura dipendono l'una dall'altra. Quel che è bello nell'arte ci ricorda in continuazione la natura in quanto tale, ci richiama alla mente quel che sta oltre l'umano, oltre l'artefatto, stimola e intensifica il nostro senso della diffusione della pienezza della realtà che ci circonda. Se questa intuizione, la relazione tra la bellezza d'arte e la bellezza di natura, scrive Susan Sontag, se questa intuizione ha qualcosa di vero, ha una conseguenza positiva. La bellezza riconquista solidità e inevitabilità, diventa un valore necessario per dare un senso alle nostre energie e affinità, ai nostri sentimenti. E le nozioni che hanno usurpato lo spazio del bello come interessante si rivelano risibili. E conclude in modo folgorante. Provate a immaginare qualcuno che dica quel tramonto è interessante. Trovo una conclusione molto bella di questo articolo. La bellezza artistica dunque come valore, ponte fra natura e cultura, chiave della memoria culturale, strada verso il futuro, la storia dell'arte, l'archeologia, la capacità di studiare queste cose, di studiare la forma delle nostre città, ma anche i dipinti, le architetture, eccetera, come una chiave per capire il nostro mondo, per capire il passato, per costruire il futuro. Contro l'iconoclastia degli adoratori del mercato, una laica religione della bellezza e della memoria culturale deve reclamarne le potenzialità in quanto spazio della memoria. E qui il mio ultimo punto, la Costituzione. Le città, i paesaggi, il patrimonio storico, artistico, archeologico, le strategie, i luoghi della ricerca e della formazione, l'insieme del territorio, dobbiamo intenderli non come materia bruta, ma come spazio culturale, senza il quale noi non siamo quelli che siamo, perché se a ciascuno di noi venisse tolta la memoria dei primi 10 anni di vita, ciascuno di noi sarebbe diverso da quello che è, e nessuno di noi vuol perdere la memoria dei primi 10 anni di vita, anche se in quegli anni ci fossero a volte, e spesso ci sono, ricordi anche negativi. Perciò ci dovrebbero essere forti e mirati investimenti pubblici, perciò le istituzioni dovrebbero non depotenziare le istituzioni di tutela, come sta purtroppo accadendo, ma invece potenziarle. Per dirlo con altre parole, la definizione di patrimonio culturale, come quella di paesaggio, non deve essere essenzialmente estetica, cioè da vedere, e questo mi è stato detto molto bene dalla persona che mi ha presentato, ma va intesa come fondamentalmente etica, qualcosa in cui vivere. Al nesso forte tra scuola, ricerca e università implicito nella nostra Costituzione è ulteriormente chiarito dalla
dalla lettura dei verbali dell'Assemblea Costituente, va imputato il valore fortemente educativo delle azioni di ricerca e di tutela sul nostro patrimonio e sulla nostra storia. L'orizzonte culturale nelle arti, nella ricerca, nella scuola, nell'università, nella tutela, può essere definito teatro della democrazia, perché incarna valori collettivi e permanenti e richiede una lungimiranza volta verso il passato e verso il futuro. Le istituzioni e le attività culturali che hanno meritato menzione nella Costituzione compongono una piena unità, le cui parti si illuminano a vicenda e che sono ispirate dal principio fondamentale della nostra Costituzione, che è il bene comune. Secondo l'ordinamento del nostro Paese, su cui molti giurano e a cui pochi badano, i valori della cultura, per esempio la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, ma anche lo studio della storia nella scuola, non sono un tema di nicchia, ma appartengono a una sapiente architettura di diritti che si lega strettamente agli orizzonti fondamentali della democrazia: eguaglianza, libertà, equità sociale, dignità della persona umana. L'educazione è la piattaforma dell'eguaglianza, e l'eguaglianza perfetta nelle società umane forse non c'è stata mai, se non in società molto primitive, ma la mancanza di una tendenza verso l'eguaglianza e la ricerca e l'accettazione della diseguaglianza come un male necessario è la fine della democrazia ed è contraria a qualsiasi etica. È vero che la nostra Costituzione, come diceva Calamandrei, la grande è incompiuta e sempre lo sarà, ma dobbiamo tendere a compiere questa Costituzione. Il bene comune, il popolo, il cittadino, il lavoro, la solidarietà, la solidarietà sociale sono i principi che ordinano la nostra Costituzione. Popolo designa il soggetto collettivo che è il protagonista della Costituzione. Infatti adesso appartiene alla sovranità dell'articolo 1 e tutti i cittadini, dice l'articolo 3, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Ma come si realizza questa pari dignità sociale se non, continua l'articolo 3, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana? Si parlava di sviluppo e di dignità della persona umana nella nostra Costituzione ben prima che la relativa dichiarazione fosse approvata dalle Nazioni Unite. Il cittadino che è protagonista della Costituzione è il cittadino lavoratore, il quale ha anche il diritto alla cultura. L'articolo 9 è il più originale della nostra Costituzione, lo ha detto il Presidente Ciampi, da Presidente della Repubblica, in un famoso discorso. Ve lo leggo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Commentiamolo brevemente. Cultura, ricerca, tutela contribuiscono al progresso spirituale della società, articolo 4, allo sviluppo della personalità individuale, articolo 3, si legano alla libertà di pensiero, articolo 21, e alla libertà di insegnamento e esercizio delle arti, articolo 33, alla centralità della scuola pubblica statale e al diritto allo studio, articolo 34, e così via. Questo diritto alla cultura che la Costituzione italiana, caso rarissimo nel panorama mondiale delle Costituzioni, assicura ai propri cittadini, non può essere tramandato senza un apposito lavoro di educazione delle generazioni future. Per condurre questa battaglia non c'è arma migliore della Costituzione. E vorrei ricordare, per concludere, una cosa che nella Costituzione non c'è, ma ci dovrebbe essere, ed è come se ci fosse, ed è il diritto di resistenza. Il diritto di resistenza ha una storia lunga nelle costituzioni a livello planetario. Comincia con delle costituzioni americane di singoli stati, prima che quando ancora erano delle colonie del Regno Unito. Ma in Italia c'è una sua storia molto interessante. Ne citerò due momenti. L'articolo 15 della Costituzione della Repubblica Partenopea del 1799. Molto, molto semplice. La resistenza, il diritto di resistenza, è il baluardo di tutti i diritti. Mi pare molto bello. Nella nostra Costituzione ci fu una proposta simile. Fu fatta da un grande membro dell'Assemblea Costituente di parte cattolica, Giuseppe Dossetti.
Il 21 novembre del 1946 Giuseppe Dossetti propose un articolo che non fu approvato perché gli dissero: ma è implicito in tutta la Costituzione, non c'è bisogno di scriverlo. Ve lo leggo. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. Bene, io vorrei che noi ci comportassimo come se questo articolo nella nostra Costituzione ci fosse e come se noi ci avessimo giurato sopra. Grazie.